Oggi ragazzi parliamo di un qualcosa di piuttosto bizzarro e a tratti anche divertente. Questa storia è talmente tanto stupida e allo stesso tempo folle che appena ne sono venuto a conoscenza mi sono detto non potevo non parlarne. Un certo ragazzo di nome Eric Staviglio vuole denunciare Twitch chiedendo 25 milioni di dollari di risarcimento. Perché vi domanderete? Beh, ascoltate bene, a causa delle sue streamer e dei loro contenuti apparentemente sessualmente suggestivi. Ma prima che vi dica tutto, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace da supporto, di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e di attivare la campanellina così da non perdervi nessun altro mio video e anche di seguirmi su Instagram dove troverete in anteprima tutte le notizie del caso e non. Tutto ciò è portato avanti dal fatto che questo individuo si dichiarerebbe malato. Infatti, a suo dire, soffrirebbe di depressione, disturbo ossessivo compulsivo, attacchi di panico, disturbo di Crohn e altro, che lui stesso ha menzionato nel documento di denuncia. In questo stesso documento citerebbe una lunga e sola lista di ragazze streamer con tanto di immagini, che per via della pandemia globale ha iniziato a seguire costantemente. Oltre a ciò, sempre nel documento si dichiara sesso dipendente, condizione secondo lo stesso fortemente aggravata a causa di Twitch, in quanto il suo star male e quindi le sue compulsioni venivano stimolate dalle streamer che indossano abiti scollati, oltretutto accompagnati da comportamenti sessualmente eccitanti. Con ciò dichiara praticamente che gli è impossibile aprire la piattaforma senza essere avvolto da stimoli negativi e quindi per questo richiede un risarcimento di 25 milioni di dollari e il ban permanente delle streamer. Questo stesso individuo tra l'altro qualche tempo fa ha provato a denunciare anche altre società di fama mondiale come Microsoft, Sony, Nintendo eccetera, ovviamente fallendo. Questa volta quindi è toccato a Twitch. Egli inoltre dichiara di seguire 786 ragazze streamer e 0 ragazzi, lamentandosi del fatto che Twitch, non avendo la possibilità di filtrare le streaming in base al sesso dell'emittente, persone come lui, ovvero persone che soffrono di questi disturbi, almeno da quello che è stato scritto, vengono incentivate a scegliere sempre preview più accattivanti e quindi generalmente casters femminili, le quali secondo lo stesso porterebbero la maggior parte delle volte contenuti sessualmente suggestivi. Vi ho detto in grosso modo tutto quello che c'era da sapere riguardo a questa vicenda, ma restano comunque delle cose che purtroppo non posso aggiungere a causa demonetizzazione e blocco del video. Vi lascio nel dubbio l'intero documento di denuncia nella descrizione, così che i più curiosi possono dargli un'occhiata. Ve lo dico già, è un qualcosa di scandaloso e piuttosto imbarazzante, soprattutto se comprendete bene l'inglese. Detto questo, direi che vi ho dato anche oggi tutte le notizie del caso. Fatemi sapere voi come al solito cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, ci tengo molto dato che li leggo tutti. Vi ringrazio di cuore per la visione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!